Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. L'esperienza che hanno vissuto i discepoli quel giorno doveva essere realmente spaventosa. Una barca certamente non troppo grande, scossa dalle onde, fa sentire quelli che ci sono sopra completamente impotenti, perché non c'è nulla di fermo, non c'è nulla su cui appoggiarsi. Quindi ci si sente veramente sbattuti da ogni parte e in balia di quelle che sono i venti e le onde. E capiamo che i poveretti abbiano avuto paura. Ma il Signore era con loro, anche se dormiva, anche se era tranquillo, e addirittura l'Evangelista si ricorda che c'era un cuscino e Gesù appoggiava la testa. Certo, dobbiamo pensare che doveva essere ben stanco, se in mezzo a tutto quello straferio stava ancora dormendo. Però ecco che la sua presenza diventa quella che conta. Calma il mare, calma il vento e poi rimprovera i discepoli. Ma non avete fede? Sapevate già che ero con voi? Quando io sono con voi, voi non dovete avere nessuna paura, è un po' questo. Ed ecco che la paura dei discepoli cambia e diventa timore. Non paura, ma timore, che vuol dire un grande rispetto per questa persona che loro stavano scoprendo pian piano e che ora è apparsa a loro come qualcuno capace anche di dominare la natura. Ora, che episodio bello! E quale corrispondenza con quello che abbiamo detto nella prima preghiera della celebrazione. Vedete, il testo era questo: tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Sentite il contrasto tra le onde che si agitano e Dio che ci stabilisce sulla roccia ferma del suo amore. Ed è questo che dobbiamo sentire. In un momento come quello che viviamo, guardate, non è che dico che oggi sia peggio di altri, ma noi viviamo questo momento, che poi domani sia diverso o ieri fosse diverso, questa è un'altra storia, ma noi viviamo l'oggi. E siamo tutti pronti a dire che è un momento difficile. E anche noi, proprio come comunità cristiana, ci sentiamo agitati dalle onde. E qualcuno sarebbe anche capace di dire: ma dov'è il Signore? Ci ha abbandonato? Cosa succede? Ecco i punti che dobbiamo tenere ben fermi. Noi siamo stabiliti sulla roccia dell'amore del Signore. Noi siamo parte di una Chiesa che cammina sicura, con la guida dei suoi pastori, con la guida di Papa Francesco.
Certo, le voci stonate ci sono, ce ne sono sempre state e ce ne saranno ancora. Gli utili idioti che pensano di poter correggere il Papa e dirà io non sono d'accordo, va bene, che lo dicano pure. Nessuno è obbligato, ma tutti dovremmo cercare di ragionare con la testa. Vedete, non so se avete letto, è uscita l'enciclica del Papa. Subito qualcuno che dice non sono d'accordo, certamente non l'ha letta perché è un librone grosso così, ma ha capito che c'è qualcosa che non va. Io vendo petrolio, non mi interessa delle persone, mi interessa dei soldi, non sono d'accordo col Papa e vorrei vedere. Sarebbe persino offensivo che il Papa fosse d'accordo con gente del genere. Allora non sentiamoci come agitati dalle onde. Noi siamo, se vogliamo prendere l'immagine della nave, ma è una nave grandissima, che va avanti sicura, sa dove andare. E il Signore per noi ripete, non abbiate paura, abbiate fede. E non dobbiamo sentirci messi sempre in difficoltà per questi rumori che giungono da tutte le parti. Certo, i venti ci sono, le onde ci sono, ma noi sappiamo dove stiamo andando. Il Signore ci guida e la Sua parola è chiara. E le mezze verità o le grosse bugie che vengono dette non devono metterci in difficoltà, anche se sono ripetute, dette, ma le hanno detto al Parlamento europeo, rimane una bugia. Qualcosa che il Papa ha definito un errore della ragione. Ma l'ha detto quello alla televisione e va bene. Sono tante le cose che si possono dire in televisione, ma noi non dobbiamo sentirci agitare per queste. Non siamo mai soli. Siamo una grossa comunità e abbiamo il Signore con noi. Vedete com'è bello quando cantavamo insieme il Gloria. Avete sentito come veniva bene il ritornello? Tutti quanti insieme, un bel coro. Ecco, così deve essere il nostro cammino, sapere che come noi ci fidiamo del Signore, siamo in tanti a fidarci e siamo sicuri della direzione che prendiamo. E allora ascoltiamo i nostri pastori, ascoltiamo il Papa, lasciamoci guidare dalla parola del Vangelo e soprattutto sentiamo quella parola, non abbiate paura. È facile creare il panico nella gente, pericolo di qua e pericolo di là. Certo, i pericoli ci sono, ma per lo più nascono per la pazzia nostra. Avete visto questo ragazzo in America? Riceve per regalo una pistola, ammazza 9 persone. Qualcuno sarebbe capace di dire, ah ma Dio cosa fa? E diciamo cosa fanno le leggi, cosa fanno i genitori, cosa fanno i maestri. Facile prendersela sempre con Dio, quasi a coprire i nostri peccati. Costruiamo dei mostri e poi ci lamentiamo che ci sono. No, apriamo il nostro cuore, rendiamoci conto che anche di fronte all'emergenza è necessario reagire come si reagisce in un'emergenza. Capendo che i tempi sono quelli che sono e cercando di capire che i valori veri vanno mantenuti. Fatemi dire una cosa. Qualche giorno fa qualcuno, non mi ricordo chi era, se era un calzolaio o un attore della televisione, di quelli che fanno ridere, non mi ricordo. Comunque sì, ha detto che aveva paura di prendere la scabbia. Diceva scabbia ma pensava a rogna. Ora, quello che dovremmo noi capire e far capire a questa gente è che le malattie, come la chiamiamola acariosi, o scabbia o rogna, si guariscono. La idiozia è una malattia che non si guarisce, per cui stiamo attenti. Non ci facciamo prendere per il naso alle sciocchezze che vengono dette. Guardiamo chi ci guida. Fidiamoci delle nostre guide e ricordiamoci sempre, niente paura perché noi siamo stabiliti sulla roccia del suo amore ed è l'esperienza che viviamo oggi e l'esperienza che dobbiamo portare nel mondo che ci aspetta fuori, sereni, coraggiosi,
sicuri del cammino che abbiamo preso.